Se ti chiedessi che cos'è la felicità, cosa mi risponderesti? Probabilmente che è un'emozione scatenata da una serie di eventi. E se invece ti dicessi che è una competenza e che come tale la puoi apprendere, esercitare e allenare? Oggi il buongiorno te lo do così, arrivando dritto alla soluzione di un problema. Tu che hai scelto questo stile di vita che ti permette di essere libero, di vivere e lavorare ovunque, sicuramente l'hai già fatto anche per questo motivo, per essere più felice. Ma la felicità dovrebbe essere qualcosa che ogni persona si pone come obiettivo. Quindi oggi voglio parlarti di questo libro, Manuale di felicità da Homo sapiens a Homo Felix. Può essere un valido compagno per dare una lettura diversa al significato di felicità. È un libro molto diretto, come dice Daniele Berti, l'autore, scritto per imparare ad essere felici in modo semplice, piacevole e salutare. Ed è così. Mi è piaciuto molto il mix tra teoria, parte scientifica e pratica, con esercizi e consigli. Anzi, tra le righe si trovano anche tantissimi link di rimando a video che aiutano a capire meglio di cosa si sta parlando con altrettanti esempi e testimonianze. Ti dico la verità, leggendo il libro spesso mi capitava di ridere da solo. Ed è proprio questo il punto. Per imparare a essere felici bisogna imparare a ridere di più. E ridere fa bene alla salute, quindi approfittane. Ah, la cosa divertente è che per ridere non devi per forza avere davanti qualcosa di comico. La risata si può indurre volontariamente. Daniele ti spiega come farlo attraverso esercizi di respirazione e lo yoga della risata. Ma veniamo alla felicità. La parola felicità, che nel libro è scritta con la lettera maiuscola, secondo Daniele significa uno stato d'animo che ti porta a rispondere con serenità, gioia ed entusiasmo alle prove, a volte anche difficili, che la vita ti propone, senza farsi travolgere dalle emozioni, bensì imparando che le emozioni, quando ben impiegate, sono la vera bussola che ti può guidare con serenità e sicurezza lungo il cammino della tua vita. Ed è proprio qui che nasce la consapevolezza che siccome sei tu il responsabile delle tue azioni, sei tu a dover scegliere di trattare la felicità come una competenza, come uno strumento che hai a disposizione e che come tale puoi scegliere di allenare ed esercitare. Il problema più grande è che purtroppo sei stato allenato molto bene a dar maggior peso alle cose che non vanno, le cose che ti stressano, che ti rendono letteralmente stupido, invece di gioire di tutto quello che funziona, emozionarti anche per le più piccole cose, che magari non sono così scontate per altri, ad esempio il tuo corpo che funziona. La cosa positiva però è che il cervello può cambiare, lo dicono le neuroscienze. Il cervello, facendo esercizio, può essere allenato al pari di un muscolo, con la differenza che lui può imparare a fare mille cose diverse, non solo ingrossarsi per essere più forte. E per guidarti nell'allenamento e indirizzarti nella giusta direzione, nel libro troverai un vero e proprio navigatore. 4 leggi che ti permetteranno di analizzare gli aspetti della tua vita in modo diverso ed essere più felice. Ultima cosa, è dimostrato che persone più felici sono alla base di una società migliore. Quindi, se vuoi portare anche tu il tuo contributo nel mondo, leggi il libro e diffondi il verbo.